Ciao e bentornato nello sfavillante canale Superstar con un nuovo vlog. Ti voglio fare vedere una cosa. Te lo ricordi che qualche vlog fa ho piantato i tulipani? Guarda, uno. Questa è una fogliolina. Ah, vabbè, ma due, tre. Aspetta, quattro. Vedi? Quattro. Sono proprio contenta, ma non avevo dubbi che attecchissero. Adesso sto facendo delle altre piantine sempre date ai miei vicini di casa. Lolo. Lolo. Ciao. Al supermercato. La prima volta che vai al supermercato. Ciao. Sei curiosa? Il tetto tipicamente. Ah, ma non si vede più. Non si vede Comunque, una cosina leggera mentre noi mangiamo. Ci guardiamo Hannibal mentre più. È mangiamo, un che bagno di è un sangue. bagno di sangue. Perché a noi piace fare queste cose mentre mangiamo. Va bene, buon appetito a tutti. Ah, Palermo! Ah, guarda! L'ho riconosciuta subito. Ti giuro, sono le piante, non scherzo. Guarda, stavo per provare il porridge, ma stamattina ho deciso di mangiare pane e arancia. Questo è pane di Casteldaccia, che è un pane nero spettacolare, fantastico, regalato dal mio vicino, me ne ha regalati due, uno l'ho mangiato ieri sera. Stamattina pane e arancia, top, come pane e uva, top. Io ti dico. Allora, stavo per provarlo il porridge e poi ho detto: no, ma io ho quel pane fantastico stamattina. Siccome non ho più la mia marmellata e ho quella alla ciliegia, che a me non piace la marmellata alla ciliegia, l'ho comprata da Filippo, a me non piace. Quindi stamattina pane e arancia. Guarda, prova pane e arancia, è una goduria spaventosa secondo me. Pane e frutta in generale, ma pane e arancia, pane e uva sono una meraviglia. Io ho la sindrome di Davide Mengacci, vale a dire, scende da un matrimonio, no? Allora, soprattutto quando faccio casa superstar, la mi prende proprio il trip potente perché mi sfogo lì. Io faccio via, uso filmino al matrimonio. Quando faccio gli outfit pure là, mi do da fare, però su casa superstar proprio sfogo libero. Allora, ma ormai da anni, tanto che anni fa mio fratello partecipò a un video in cui praticamente poi alla fine io misi soltanto quella parte di video dove ci siamo io e mio fratello morti alla risata perché mio fratello mi spot su come io faccio le cose. Ora ti faccio vedere una cosa, stavo cercando il video originale, nel senso proprio l'ultima parte, però vabbè te lo faccio vedere qua dal programma che va bene lo stesso. Non fa nulla. Praticamente ci sono io che devo fare una cosa, cioè tipo effetto, no? Quindi, ah, aspetta, quindi, allora, il pezzo, aspetta, dovrebbe essere questo. Allora. Ecco, alzo il tagliere. Mi stupiremo con effetti speciali. Niente che fa, a me non mi aiuta nessuno, figurati. Allora, alzo il tagliere. Con una mano, con l'altra mano ho già la ciotola pronta, metto la ciotola e riabbasso. Proprio effetti speciali, ma proprio da quattro soldi. Perché tu devi sapere che io non è che dici, allora mi siedo e monto un video, no, oppure aspetta che faccio un video. Allora, io pensavo che fosse così tempo fa, non avevo capito assolutamente niente. Devi sapere che si studia. E io la notte, perché l'unico tempo libero che ho per fare queste cose è la notte, è studio per come fare i video. Ma ti devo dire, piano piano ci sto riuscendo, perché se io avessi un bel po' più di tempo potrei studiare con calma. Soprattutto seduta e non coricata perché sono stanca e metto a letto e porto gli appunti, le cose, e potrei applicare di più quello che faccio. Però con calma, ce la faccio, con calma, è solo questione di tempo, io troverò anche il tempo. Infatti, per esempio, questa domenica che viene
Non credo che ce la faccio, ma vorrei prendere proprio 3 ore perché ho delle cose da applicare, no? Io perché io prendo appunti, però le devo applicare. Ma guarda che ce la faccio, mi piace da morire farlo, no? Cioè, ti piace studiare? Sì, da impazzire. E mi piace da morire fare i video di Casa Superstar, io lo adoro proprio. Oh, no, no, ma guarda, tagliere che si alza, ciotola sotto e tagliere che si abbassa, una poveraccia proprio. Aspetta perché ho beccato il punto. Aspetta, aspetta. Allora, qua c'è il tagliere. No, io finita di tagliare le mele. Adesso guarda la disinvoltura con cui provo a prendere questo tagliere. Ecco. E lo alzo. Senti, senti. Ok, se sentite il rumore della ciotola poggiata. No, guarda. Ma se sapessi come si fanno le... No, vabbè, guarda, troppo scarsa però. Mi piace, quella è la cosa, mi piace da morire. Ora che finite di fare la cretina, che mi piace fare i video, ma da finire di fare le pulizie, oggi sono libera pulizie, perché poi tutta questa settimana non so quando farle. In cucina sono passati gli unni e i vichinghi e persone X dopo aver guadato un fiume in secca. Però col fango, vabbè, comunque, cosa? Allora, la tragedia in atto, Priscilla coricata al sole, Lois nel balcone che vuole entrare. E quindi? E ovviamente, figurati se Lois passa davanti Priscilla. E quindi? Andiamolo? Usciamo? Che tragedia, no, non te li faccio più questi scherzi, promesso, non te lo dico più. Dai, Lois, vieni, vieni qua. Devi essere più coraggiosa, Lois, non ti fa niente. Guarda. Miau. Dai, dai, passa, 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 passa. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora lei vuole entrare per riuscire. Musica e ballo, vedo gente che balla in TV e ballo. Vabbè, comunque, senti, allora, termine di una lunghissima giornata. Oggi prima di tornare a casa mi sono fermata a fare un po' di spesa e ho preso diverse cosette, vorrei fare un video haul, però sai che sono incerta se caricarlo su Mezza Superstar o Casa Superstar. Sono queste cosette di casa, le ho messe tutte nello scatolo. Io quando vado al Lidl e non mi basta la borsa della mia spesa, mi prendo le scatole di cartone e poi ne metto in differenziato. Comunque, ho preso queste cosette. E poi ti faccio vedere ta, 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 ta. I miei vicini di casa, non i soliti, altri, mi hanno dato per cena questo. È un piatto albanese. Aspetta, metto vicino alla luce. È un piatto albanese. Metti a fuoco, gentilmente. Per favore, amico, metti a fuoco. Grazie. Allora, è stufato di carne con bello atturrunatissimo di cipollazza, di cipolline piccoline. Ora, io ho assaggiato un paio di cipolline perché non riuscivo ad aspettare e sono strepitose. Ci vorrebbe poi ora 1 chilo di pane per tutto il sughetto. E quindi, vedi, quando io dico io le do, condivido con gli altri, ma gli altri pure condividono. Non tutti, non tutti, non tutti, devo essere sincera, però. Deve averla proprio nel inside la condivisione, share. E niente, oggi ho fatto ovviamente un sacco di cose. Sono stanchissima. Sono stanca, sono tornata tra l'altro da poco. Sono le 9:25. Sono tornata da poco. E adesso faccio un paio di cose, poi mangio. Mi piacerebbe andarmi a struccare. Mi piacerebbe levare le scarpe, giusto che appena tolgo le scarpe, secondo me i miei piedi sono a forma di scarpa. Io so, a te capita quando torni a casa dopo lunghissime giornate e togli le scarpe e hai i piedi proprio così, bello. Dai, screenshot a forma di scarpa. Anyway, dai, facciamo le ultime cose. Lolo, Lois è contenta perché anche oggi ha visto suo amico Teddy. Perché prima, cioè, sono tornata a casa, ho lasciato le cose e sono andata alla mia amica, capita qua nel palazzo, che ha un cagnone che si chiama Teddy. E Lois, sono diventata amici con Teddy.
Allora, com'è Teddy? Monello, vero amore mio? Ti fa innervosire, però vi divertite. E tu gli freghi tutti i croccantini a Teddy. Quindi quando Teddy ti frega le cose, non devi dire niente. È giusto? Hai gli occhi rossi. Sei stanca. Amore mio, ora andiamo a letto. Andiamo a letto. Lolo, però dobbiamo essere un po' più moderni. E te non possiamo andare a letto alle 9:30. Oh, vabbè, sì, comunque ci vorrebbe un bel chilo di pane per mangiare quel sugo. Ma sai che faccio io domani con quel sugo? Io ora vedo di mangiarne il meno possibile, lo metto da parte e domani ci faccio un risottino. Si potrebbe fare. Si potrebbe fare il risottino. Vabbè, mi vado a mangiare quel chilo di cipollazza atturronata. Ecco, lui e il signor Raffaele, li hanno disinquadrati, li ho persi. Intanto ho capito che lui è George. Questo l'ho capito, il gabbiano. Questa qua, signora, poco fa mi ha fanculeggiato uno, senza pietà proprio. Dov'è il signor Raffaele? Ah, lei è Gemma, vedi, io li sto cominciando ad identificare. Va bene, comunque, allora. Niente, sostanzialmente ti devo dire. Ah, lui è il signor Raffaele e lei è la signora Anna Maria. Sono entrati in impasse poc'anzi. Ho fatto un minuto al giorno, ora, proprio su. Ma solo a me piace di più, uomini e donne di senior. A me, quelli tutti tatuati che stanno là e che trattano malissimo le ragazze. O le ragazze che si fanno trattare, cioè i tronisti che trattano male. Come si chiamano quelle che corteggiano? Corteggiatrici, deduco corteggiatrici. Le disertore non mi piacciono, oppure le troniste, perché credo che si riferisca al maschile e al femminile, che trattano male i corteggiatori, deduco sempre. Quello non mi piace. Quelli non si trattano male le persone perché ho sentimenti vari e tu hai sentimenti vari. Ma i sentimenti vari, se vuoi l'amore e sentimento raro, non vai a uomini e donne. Io non capisco niente, dico questo. Comunque, questo qua delle persone un po' più age mi piace di più, lo trovo molto più spontaneo e sincero. Solo che non formicano a primo appuntamento. Oddio, non lo so, insomma, dovremmo. Intanto c'è Gianni Sperti sempre più naturale. Ah! Alessio sfida Cerco Cristiano. di sfidare Cristiano Ma perché questi sono arrivato giovani io e sono. voglio riscattare la mia Ma che fanno questi? posizione. Lui, essendo il nuovo Ma che arrivato, diciamo che sfida avanza, tra virgolette, si è conquistato i voti è? del Ah, ma corpo è tipo femminile nel sfilata? suo processo di No, voglio domanda. E morire. ho scelto il tema eleganza e classe senza tempo perché Mi ha fa scelto il bene tema eleganza e al classe senza cristiano tempo. Questo chi cristiano è? fossile Alessio secondo sfida lui. Cristiano. Ora mi guardo questa sfilata e capisco bene qua di che funziona. Certo, mi dovrei anche preparare per andare. Mi preparo guardando la TV per capire qua la sfida del secolo. Qua Alessio contro Cristiano. Eleganza e classe senza tempo. E niente proprio di meno che. Non è possibile. Quanto è bella Palermo, d'inverno non lo è d'estate, fidati di una palermitana, Palermo è fantastica, ma da febbraio a giugno, poi secondo me comincia troppo il caldo, soprattutto per chi non ci è abituato, devo fare una cosa, per chi non, mi compare hai vinto il premio, il primo premio, per chi non è abituato al nostro caldo è una tortura. Comunque, avrei notato che nel canale un minuto al giorno, che ti stavo dicendo? Io mi sono fermata perché voleva essere, vuole essere, non voleva, perché lo sarà, perché mi sono intestardita e ci devo riuscire. Un calderone dove far entrare pure altre persone. Una persona, con modi molto affabili, mi stava per trascinare in una situazione dalla quale io ti dico, quando ci penso, dico che io non saprei come uscire da questa situazione, ma mi stava ma proprio trascinare con la volontà di farlo, che è questa la cosa che mi stupisce. Dunque, ha detto una frase, un filo infelice, e io, le presente, mi è cominciato a suonare un campanello d'allarme, ma così lieve, tipo per tutto il resto era fin troppo perfetto tutto quanto, ma c'era questo campanello piccolo, ma proprio molto lieve, che suonava in sottofondo e che mi ha aperto gli occhi. Meno male che io ho ascoltato il mio istinto. Comunque, niente. Quanto è bella Palermo d'inverno, te lo volevo dire. Ah, l'ultima cosa. Aspetta che arrivo al semaforo. L'ho messa la cintura, c'è il volante davanti, non si vede. L'ho messa. Che mi dicono, no, non metti la cintura, non metti la cintura. Sono le 5:05, ho appena preso un caffè con mio marito.
Qui c'è il lievito che devo rinfrescare perché questa volta gli do due colpi di rinfresco, così per stasera, no, per domani mattina è pronto. Allora, oggi sono passata a Luca e Andrea, i potatoes, no? E Andrea mi ha spiegato un pochettino come fare funzionare questa fotocamera. A me ci voleva Andrea. Comunque mi hanno fatto questo meraviglioso regalo della Moleskine, Receipt Journal, Carnet Reset. Bellissimo regalo, praticamente è diviso tipo a rubrica, te lo faccio vedere lateralmente, poi te lo faccio vedere in un video proprio. Ho pensato di fare qualcosa di carino con Casa Superstar. Mi hanno regalato questo qua, sono stati, guarda, sono due ragazzi di una dolcezza infinita, veramente molto molto dolci, ma di carattere, sono per bene. Non li avrei fatti entrare così tanto nel mio canale, non sarebbero entrati neanche a casa mia. Sono veramente molto per bene, molto educati, ma sono dolcissimi. E niente, oggi è sabato, ho fatto un bel riposino perché ne avevo bisogno. Settimana prossima su Casa Superstar trovi una ricetta delle treccine palermitane. Proprio le treccine, io adoro le treccine, quelle che quando ero bambina mia madre mi prendeva al panificio, gli davi un morso e cadono tutte, cade tutto lo zucchero ovunque, quindi settimana prossima treccine, fantastiche. Io dico sempre, lo dico sempre, capita di dirlo, leggilo il box info, perché quando io uso il lievito madre, poi in calce scrivo sempre, qualora io ho vecchie ricette, le ricette senza il lievito madre, ti do dei link utili per utilizzare il lievito di birra, il lievito chimico, il lievito in polvere, quindi leggilo sempre il box info perché do diversi suggerimenti. E niente, le treccine lì, e Annalisa Superstar ritorna a Healthy Friday, che come visto ho molto dilazionato, mi sta bene così, io lo so che qualcuno si è lamentato, però lo dilaziono, non se n'è mai andato, non se ne andrà mai, rimane Healthy Friday, però l'ho dilazionato. E con questo bel pomeriggio di sole, adesso io e Lois ci andiamo a fare una passeggiata. Coco! Ehi! Lo vuoi caffè al bar? Sì, dai. Ok, caffè al bar con Coco. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo vlog e domani lunedì con un nuovo video nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Vedi questo graffio? Aspetta, è un po' lontano. Questo graffio qui. Priscilla stamattina mi ha svegliata in questo modo. I dolci risvegli della mia amica. Ciao amici, ci vediamo la settimana prossima. Ciao, usciamolo, no? Sei pronto tu?